bella a tutti rimasti ragazzi, sono TrevisS e oggi siamo in un nuovissimo gameplay su GTA atteso da molte persone di Facebook, no di YouTube, sottolineiamo perché sennò c'è qualche testa di cazzo che rompe i coglioni. E siamo qui per farvi vedere, sono qui per farvi vedere dei nuovi due veicoli, però che in questo commentary non sono riuscito a farvi vedere, però vi so dire i luoghi. È un fantastico bug, qui vediamo che sto rotolando come una salsiccia. Che dire più, mentre rotoliamo direi di andare a farvi vedere il primo bug ragazzi. Il primo bug ora vi farò vedere dove si trova nella mappa. Allora, si trova proprio in questa posizione. Mettete la meta. Vi guarderete il telefono a metà perché non sono riuscito a registrare tutto. Purtroppo sto registrando con il computer. E ora metto un taglio il video e vi faccio vedere direttamente il bug. Ragazzi, ho chiamato il taxi, non si sta muovendo, lo sto aspettando con la tanica di benzina, questo figlio di puzzetta. Allora ragazzi, il taxi ci ha appena accompagnato e siamo qui nell'edificio dove ci sarà il nostro fantastico bug. Allora, guardate l'edificio, qui è l'entrata, bisogna andare da qui, da questa parte qui, dove ci sarà alla nostra sinistra il parco. Andremo ora, arrivati qui, girare a sinistra, dovremo seguire il sentiero. Appena arrivati in questo punto, guardate, fra 3, 2, 1, la magia, siamo entrati nel muro. Questo qui è anche molto facile per la polizia. Ora noi proviamo a sparare, guardate, i colpi trapassano il muro, quindi noi potremmo anche uccidere da fuori, però tranne dalle porte, e la polizia non ti vedrà mai qui, da qui non ti vede. È un ottimo posto se sei in queste vicinanze per scappare. Ed ecco qui il fantastico bug che purtroppo non sono riuscito a farvi vedere del tutto. Si scende da qui, sono inciampato perché non mi ricordavo bene dove si trova, guardate. Se no andavamo col paracadute e vedevamo la città in tutto, da sotto. Sto cadendo, ma guardate. Pum. Non sono morto, siamo fuori dall'edificio. È una grandissima figata questa cosa. Ora vi farò vedere i luoghi dove si trovano i trattori, quelli più rari, però è molto difficile trovarli. È molto difficile trovarli perché hanno un orario. Allora, il prossimo trattore si trova proprio qui, dove c'è il faro. Non so se avete fatto la missione con Franklin di Ursula, quella che vi dovete scopare nel faro. Andiamolo a vedere. Ok ragazzi, siamo qui ed ecco qui, questa dovrebbe essere la casa di Ursula. E guardate qui, in questo video purtroppo non sono riuscito a farvi vedere il trattore, doveva essere in mezzo a questo cespuglio. È un trattore antico, ma proprio antico ragazzi. E non c'è neanche la bici, di solito si trova una bici qui davanti e qui abita quella puttanella che si fotte Franklin. E direi di andare a vedere il prossimo bug, il prossimo, scusate, trattore dove si trova. E ecco qui, ora ve lo farò vedere. Allora, questo era nel faro e questo qui è molto facile da trovare. Bisogna andare al campo da golf più vicino alla casa. Che cazzo qui? Ah, stavo chiamando già il taxi. Allora, andremo subito a vedere. Andremo subito a vedere dove ho sbagliato. Qui. Che non l'ho trovato. Però, vado a vedere. Perché non si sta fottendo a muovere. Devo darlo davvero fuoco. Allora, ecco qui il campo. Deve essere, eccolo qui, ora qui ve lo farò vedere. Guardate. E qui. Proprio lì si trova. Il taxi, qua c'è stato un bug perché non mi ha fatto, non trovavo la meta, non ho capito perché, forse il taxi non ci può arrivare lì. Allora andremo subito a vedere dove si trova. Allora eccoci qui, ho dovuto abbandonare il taxi e picchiare una che mi ha investito. Allora, mi raccomando, lasciare la macchina qui
Visto che sono le 10, ah, ora mi ricordo, l'orario di trovare il trattore è tra le 8 e le 9. Visto che sono le 10 c'è la guardia e pensavo che noi rubavamo le cose, quindi io ho mandato uno sortitore. Ma questo figlio di puttana poi si è rialzato, guardate. Comunque si trova proprio in questo dove sono io. Solo che mi ha dato fastidio questo figlio di puttana e sono andato e purtroppo mi ha fatto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato utile. Lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima.